vista appunto la giornata particolare, diciamo, di noi abbiamo fatto, diciamo, un anno di Zoom, però è tutta Italia in qualche modo riconosce in questa giornata un po' un anno dal coronavirus e dalle appunto, le immagini di Bergamo dei camion dell'esercito. Allora, siccome insomma, questa è la giornata dedicata ai 103.000 morti che ha fatto fino adesso il coronavirus, quello che cominciamo tutti a molti partiti, molte sezioni del Partito Democratico che hanno la bandiera, l'hanno messa a mezz'asta, hanno listato a lutto. Noi in questa ricorrenza, quindi del 18 marzo, direi che possiamo cominciare con qualche istante di raccoglimento. Appunto, a partire da adesso. Bene, allora pensavo, insomma, era un qualche istante dovuto, appunto, penso che tutti noi ci abbiamo avuto conoscenze e conoscenti, amici, parenti in qualche modo investiti da questa pandemia. Allora, appunto, nell'introdurre questo pomeriggio penso a quello che il 17 marzo dell'anno scorso l'onorevole Enrico Borghi, di cui abbiamo parlato con l'onorevole Enrico Borghi, ossia della questione in qualche modo geopolitica del coronavirus. L'altro anno c'era la geopolitica delle mascherine, perché non si trovavano le mascherine, i dispositivi di protezione individuale, quelli li avevano venduti a quegli altri non li producevano, c'era il problema della produzione in italiana e europea di questi dispositivi, c'erano mandati dall'Albania oppure dalla Cuba oppure dalla Cina. Adesso stiamo in una fase ancora più evoluta, ovvero la geopolitica dei vaccini. L'Ucraina, per dire, vuole il vaccino indiano, nonostante ci si abbia la Russia a confinante, ma perché appunto non vuole riconoscere che la sua salute poi dipende dal suo ingombrante vicino, la Russia. L'Europa, abbiamo visto questa settimana, è stata onestamente una settimana abbastanza tragica per le istituzioni europee, e abbiamo paesi dell'Unione Europea che però chiedono vaccini e un po' fanno per conto loro, un po' chiedono vaccini che ancora non hanno avuto l'assenso dell'autorità europea. Ecco, c'è una geopolitica dei vaccini rilevante, e quindi ecco, intanto volevo sollecitare il nostro amico Enrico Borghi su questo tema. Voglio fare i complimenti, li facciamo appunto pubblicamente, sia a Enrico Borghi sia a Susanna Cenni per la loro recente nomina, cioè recente di pranzo, a membri della segreteria del PD. Vi confessiamo che quando abbiamo pensato questa riunione, come circolo esquilino e come tutti gli altri circoli del primo municipio, tutto diciamo, era anche prima delle dimissioni di Zingaretti, quindi non pensavamo che ci sarebbe stata questa accelerazione. E quindi insomma il fatto che facciamo questo incontro con l'onorevole Borghi e Susanna Cenni, e che sono appena nominati dei membri della segreteria del PD, uno per la sicurezza e l'altra per l'agricoltura, ci diverte per, come dire, quasi il fiuto che magari abbiamo avuto, ma senza alcun merito. Però appunto evidentemente abbiamo capito che erano persone era quella classe dirigente di cui il Partito Democratico ha bisogno. E quindi, e sempre appunto riprendendo il filo del ragionamento di un anno fa, c'era l'idea di questo coronavirus che cambiava le cose. In un anno è cambiato il Presidente degli Stati Uniti,
È cambiata la politica dell'Europa, adesso si parla di una conferenza sul futuro dell'Europa, si parla di nuovi trattati, e è cambiata gli investimenti, è cambiato, e forse questi due fatti, il cambiamento della politica europea e il cambiamento degli America, hanno inciso sul cambiamento del governo in Italia e quindi anche sul cambiamento della segreteria del Partito Democratico. Poi su questo, se appunto l'onorevole Borghi, cioè, magari ucciderà lui la questione, il punto di vista. Però ecco, questo direi che appunto di cominciare da qui, da un anno dopo, come la geopolitica, diciamo, cosa ci insegna questo cambiamento, questa pandemia che ha sconvolto l'economia e la politica di tutto il mondo. E quindi no, appunto, semplicemente questo, non ho altro da aggiungere, quindi la parola è semplicemente appunto, la parola Enrico. Prego. Intanto grazie, buonasera, grazie di questa opportunità, grazie anche del battesimo che questa sera insieme con Susanna abbiamo. Faccio i miei complimenti agli organizzatori che hanno avuto una straordinaria capacità di preveggenza. Vuol dire che siete reclutati per le prossime elezioni politiche, sperando che abbiate la stessa capacità di vedere in positivo il futuro. No, a parte le battute. Grazie di questa iniziativa perché voi avete dimostrato con queste iniziative, a mio modestissimo avviso, quello che il partito deve essere, dovrà continuare ad essere, cioè un luogo di contemporaneamente elaborazione culturale, confronto e determinazione di una riflessione per agire politicamente. Noi, a maggior ragione in questa fase di obbligato distanziamento fisico, abbiamo bisogno di aumentare il livello della elaborazione, della capacità dell'analisi di quello che ci circonda e contemporaneamente anche il livello di sintesi rispetto all'azione politica. Abbiamo delle responsabilità particolari che sono andate acuendosi nel corso delle ultime settimane. Lo strumento partito è uno strumento essenziale per contribuire a fare in modo che il Paese sia in grado di affrontare questa fase di cesura, di trasformazione, di cambiamento. Potremmo dire che abbiamo alle spalle l'anno della grande paura, il 2020, questo anno di cui oggi quest'anno ricordiamo questo drammatico anniversario e che oggi è stato sottolineato con le parole molto opportune del Presidente Draghi a Bergamo, è stato l'anno nel quale alle paure di prima si sono sostituite delle nuove tensioni, delle nuove preoccupazioni, delle nuove ansie per il futuro. Se rimandiamo indietro il film soltanto di qualche mese prima, ci accorgiamo che il tema era la immigrazione, il tema era la criminalità. Le paure degli italiani erano sostanzialmente concentrate e per molti versi anche enfatizzate e strumentalizzate dall'azione di governo, del cosiddetto governo giallo-verde, attorno a questi temi. La pandemia ha resettato tutto e contemporaneamente ci ha fatto riscoprire o scoprire, per chi era distratto, le vulnerabilità strutturali del paese. Si potrebbe dire, lo scorso anno ricordo che parlavamo della pandemia come grande acceleratore. Ecco, oltre ad accelerare i processi, la pandemia li ha anche amplificati o li ha disvelati, mettendo contemporaneamente a fattor comune, gli antichi deficit del paese, su cui ci stiamo concentrando anche nell'azione di riflessione del recovery di queste settimane, su cui Susanna sta
in maniera molto puntuale, lavorando sul settore di sua competenza, e a questi antichi deficit, penso al tema nord-sud, al tema aree urbane e aree rurali, penso al tema delle donne e delle donne occupate, penso al tema dei giovani. L'Italia è il paese con la più alta percentuale di giovani che non hanno occupazione e non studiano più. Abbiamo degli indici di occupazione femminile drammatici, e questo determina anche un nesso causale dell'inverno demografico che stiamo vivendo. Bene, tutti questi antichi deficit si sono ulteriormente radicati e strutturati e amplificati. E poi sono emerse, stanno emergendo nuove difficoltà, nuove differenze, nuove iniquità all'interno del nostro paese. Pensiamo ad esempio a quello che sta accadendo attorno alla scuola, le nuove esclusioni che si stanno determinando per la incapacità o la impossibilità di accedere alla didattica a distanza in maniera adeguata. Pensiamo al crollo del lavoro in alcuni comparti, in alcuni settori, e pensiamo a quello che un tempo veniva declinato come il ceto sociale di particolare riferimento e sviluppo, le libere professioni, le partite IVA, il mondo degli autonomi, che oggi rappresenta il vero e proprio ventre molle di questa fase che stiamo vivendo. Pensiamo al fatto che la produttività delle nostre imprese ha conosciuto un ulteriore elemento di freno in un paese nel quale già soffrivamo di una bassa produttività e conseguentemente, oltre che di una scarsa propensione agli investimenti, con tutto ciò che questo porta con sé dal punto di vista della propensione all'occupazione. E di tutto questo hanno pagato, come dicevo in precedenza, in particolare i giovani, in particolare le donne, e questa riflessione ci obbliga e ci porta ad una esigenza, e cioè quella di immaginare questa esperienza che stiamo per vivere, quella del cosiddetto recovery plan, non come l'occasione di una sorta di nuovo paese dei balocchi, di nuovo Bengodi nel quale all'insegna della spesa pubblica si possa immaginare di suddividere corporativisticamente le risorse tentando di accontentare tutti, quando in realtà in questo modo non si accontenta nessuno, quanto invece capire anche le lezioni che la pandemia ci dà rispetto all'esigenza di dover intervenire per colmare alcuni deficit strutturali. Alcuni li ho ricordati in precedenza, il tema della disparità territoriale, il tema delle giovani, il tema delle donne, ma pensiamo anche a quello che sta accadendo nel comparto del welfare e della sanità. La vorrei sintetizzare in una battuta: noi abbiamo bisogno di andare verso una sanità che vada oltre gli eroismi. Ecco, siamo ad un anno di distanza dall'inizio della pandemia, c'è il rischio di indulgere, di cadere, di avvitarsi nella retorica. È giusto, è doveroso, è sacrosanto ringraziare gli operatori sociosanitari, i professionisti, anche i volontari, tutti coloro che in questo anno hanno dato il cuore, hanno dato l'anima per consentirci di affrontare una sfida straordinaria, ma la politica non si può limitare alla declamazione retorica. E quindi noi dobbiamo anche trarre alcune conclusioni di quello che sta accadendo. L'esigenza cioè di riorganizzare, in alcuni casi anche radicalmente, il livello e il meccanismo di assistenza sanitaria, anche qui con una battuta, mai più senza medicina territoriale, con la ricostruzione di una rete di prestazioni che immagini non più la logica ospedalocentrica come l'unico elemento di soluzione dei problemi di salute dei cittadini, ma con una rete che invece integra le prestazioni ospedaliere di eccellenza con una capacità territoriale in grado di drenare quelle prestazioni che in assenza di questo tipo di struttura rischiano di scaricarsi sulla rete ospedaliera, con le conseguenze che abbiamo visto anche
nel corso della pandemia, e più in generale l'esigenza di ripensare ad un welfare che sia attrezzato alla bisogna. Noi abbiamo, fatto una grande battaglia nel corso di questo anno, ancorché passata sotto silenzio come Partito Democratico, che è l'introduzione dell'assegno universale per i figli, che è entrato nella legge di bilancio e che inizierà con i propri decreti attuativi ad esplicarsi nel corso delle prossime settimane. È la prima misura reale di sostegno alla natalità e alla familiarità nel nostro paese. Siamo un paese che è a rischio zero figli, abbiamo aree in cui l'inverno demografico ha imboccato in alcuni territori anche una situazione di irreversibilità, perché non c'è più la capacità di riproduzione del saldo demografico positivo tra persone che escono dal mercato del lavoro e persone che entrano nel mercato del lavoro. Questo è un grande problema su cui evidentemente abbiamo bisogno di approfondirci. E da ultimo, il tema che tu ricordavi in conclusione rispetto al fatto che questa pandemia amplifica e accelera anche sul profilo geopolitico alcuni fenomeni che si intrecciano e che si intersecano inevitabilmente con questi aspetti. Ricordavi tu, lo scorso anno eravamo di questi tempi a discutere della geopolitica delle mascherine e oggi siamo a discutere della geopolitica dei vaccini. Questo per capire, da un lato, il grado oramai di interdipendenza che su scala sicuramente europea, in questi minuti stiamo ascoltando la conferenza stampa dell'EMA, cioè di un soggetto che fino a qualche mese fa praticamente nessuno conosceva e che di cui pochissimi sapevano l'esistenza e men che meno la effettiva funzionalità e necessità di intervento. Oggi la nostra vita dipende da una conferenza stampa che si tiene in un soggetto funzionale a Bruxelles. Questo vi dice il livello di interconnessione nel quale siamo e anche l'elemento di dibattito che c'è attorno alla possibilità che si possa arrivare alla cosiddetta sovranità sanitaria, che è un altro tema di cui oggi si discute, proprio perché ci stiamo rendendo conto che, nonostante le sue pecche, le sue difficoltà e le sue contraddizioni, non ultima la vicenda della sospensione di AstraZeneca determinata da una fuga in avanti di un paese, di una nazione come la Germania, in assenza di un quadro regolatorio affidato invece alla Commissione europea come luogo di ultima istanza, nonostante tutti questi limiti, ci stiamo rendendo conto che se noi non avessimo l'Europa per affrontare i temi della produzione e i temi della regolazione del sistema vaccinale, noi saremmo stati sostanzialmente in balia, da una parte, della benevolenza degli Stati Uniti d'America e dall'altra del grande mistero russo che ci propone uno strumento come Sputnik 5, salvo impedire rigorosamente ai ricercatori di EMA di poter entrare nei siti produttivi di questo tipo di vaccino, non fosse altro perché evidentemente all'interno di quei siti di produzione non si produce soltanto il vaccino, ma si produce evidentemente qualcos'altro che è in intima connessione con l'attività bellica e con il sistema di difesa di quel paese, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di sicurezza. E quindi capite che noi stiamo vivendo dentro questa fase, chiudo, di amplificazione e di velocizzazione di una esigenza di capacità di saperci stare con un nostro grado di soggettività e di capacità. Va in questa direzione l'esperienza del governo Draghi che sosteniamo, e va anche, voglio dire, in conclusione di questo contributo, in questo senso la presenza del Partito Democratico. Stiamo vivendo un governo senza formule politiche, che però non significa un governo senza politica, e quindi inevitabilmente la capacità di questo governo di mettere a terra una serie di misure e una serie di azioni che siano in linea con le parole d'ordine che Draghi ha consegnato all'attenzione del Parlamento e che dal punto di vista dell'impostazione sono assolutamente conformi alle indicazioni, ai valori, al sistema
di ideali del Partito Democratico, beh, per tutto questo però non si raggiunge soltanto con le buone intenzioni, ma si raggiunge con la nostra azione politica e con la nostra capacità parlamentare di fare in modo che all'interno di questa composita maggioranza le nostre ragioni e i valori che noi difendiamo e rappresentiamo siano in grado effettivamente di concretizzarsi quotidianamente. Ottimo, grazie, grazie Enrico. E Aurelio, tu non ti vedo più, eccoci. Allora, diciamo, siccome è appunto, come dicevamo prima, è un appuntamento costruito da tutto il primo municipio per quanto concerne l'onorevole Cenni, diciamo l'introduzione ad Aurelio Mancuso. Ciao a tutte e a tutti, naturalmente mi unisco anch'io ai ringraziamenti a Enrico Borghi e a Susanna Cenni, che appunto con grande fortuna oggi noi abbiamo come novelli componenti della segreteria nazionale. In politica molte volte conta la fortuna. A parte la battuta, ne siamo molto lieti che ci siano questi due autorevoli punti di vista rispetto a un periodo che, se mi consentite, stiamo vivendo un po' pericolosamente. Noi siamo passati come partito in neanche un mese dalle dimissioni molto dure e drammatiche di Nicola Zingaretti ad avere un segretario, due vice segretari e oggi una nuova segreteria. Questo potrebbe essere, diciamo, un segnale anche positivo della capacità di reazione da parte del Partito Democratico di superare i momenti di crisi e di difficoltà, però pone a tutti noi anche interrogativi politici assai forti e anche profondi, sia per i temi che ha sollevato Nicola con le sue dimissioni, ma anche per guardare in avanti con i 21 punti che Enrico Letta ha individuato. Dovremo discutere nei circoli nei prossimi giorni per poi arrivare a una sintesi nell'Assemblea nazionale che sarà convocata alla fine di questo ciclo di iniziative nei circoli. Beh, ecco, c'è molto materiale su cui discutere. A Susanna noi abbiamo chiesto di fare un intervento, oltre alla sua funzione di componente della segreteria con la responsabilità del settore agricoltura, lei è già vicepresidente della commissione della Camera dei Deputati appunto sempre rispetto ai temi dell'agricoltura, ma noi gli abbiamo chiesto un intervento di tipo più politico, proprio per farci capire un po' e darci un po' anche delle indicazioni rispetto al momento che stiamo vivendo e anche come interpretare il ruolo del Partito Democratico nel prossimo futuro. Come si sa, noi poi a Roma abbiamo un appuntamento che sembra lontano ma è vicinissimo, sono le elezioni comunali di Roma e dei municipi, quindi diciamo abbiamo anche un'attenzione rispetto ad altri territori molto forte, perché sappiamo che da qui partirà una serie di segnali rispetto a come riusciremo a ottenere consenso e speriamo vincere anche le elezioni. Quindi io ringrazio Susanna, che invito a intervenire. Ecco, grazie Aurelio e grazie a tutti voi per l'invito. Saluto gli amici del Dipartimento Agricoltura con cui in questi mesi abbiamo fatto un lavoro importante, soprattutto nel Lazio, insieme a molti di voi. E niente, è una giornata, appunto, lo diceva Enrico, abbastanza particolare per noi, perché almeno io fino a mezzogiorno non immaginavo niente di quello che è accaduto poi un'ora dopo, però siamo qua e credo che siamo tutti impegnati a far sì che questa avventura che si è aperta oggi con la volontà di Enrico Letta di concludere, diciamo, e di avviare con una nuova segreteria il lavoro che domenica ha illustrato a tutti noi all'Assemblea, sia un atto molto, molto importante e positivo per tutti noi, sia un segnale
molto importante, lo diceva prima Aurelio, se pensate alla velocità con cui sono accadute delle cose, di decisioni dure perché sono state accompagnate da dichiarazioni veramente molto pesanti sullo stato di vita del nostro partito, le rotture, le fratture al suo interno. L'elezione domenica scorsa di un nuovo segretario con una maggioranza larghissima, enorme, l'illustrazione di un percorso che io ho ritenuto veramente di grande spessore. Fra lunedì e martedì a tutti i circoli sono arrivati documenti, indicazioni di lavoro per far avviare una discussione sul futuro del nostro partito, ma fondamentalmente sul futuro del nostro paese. Oggi la segreteria, cioè, mi pare che non abbiamo perso molto tempo, ecco, e questo è sicuramente un segnale molto positivo. Un segnale molto positivo perché lo diceva il titolo della vostra iniziativa e lo ha riepilogato per sommi capi, ma molto bene Enrico prima. Noi siamo ad un anno dall'avvio di una fase difficile. Non è stato affatto semplice questo anno per mille ragioni, non solo per i numeri spaventosi dei lutti che hanno caratterizzato questa crisi. Non è affatto andato tutto bene, come scrivevamo fuori dalle nostre porte, dalle nostre finestre, e quello che abbiamo oggi è un paese più fragile e più impaurito per mille ragioni economiche, sanitarie, sociali. Ma c'è anche qualcosa di più profondo che ci riguarda e che ci chiama in causa anche come forza politica che ha l'ambizione di essere motore del cambiamento, che ha l'ambizione di essere forza di governo e che ha l'ambizione di essere elemento, diciamo, di trasformazione. Perché dico questo? Vi ricorderete l'andamento anche dei sondaggi, della fiducia nei confronti del Premier, le prime conferenze stampa che faceva Conte quando illustrava i primi dati, della pandemia, e questo paese che in qualche modo si affidava e si fidava delle istituzioni, una curva che però poi è andata scendendo. Perché questa pandemia ha continuato a crescere, a diffondersi e dopo l'estate è tornata, con numeri pesanti in tutto il mondo e quindi anche nel nostro paese. E mentre questo avveniva, guardate, noi abbiamo vissuto, Enrico me ne è testimone perché lui svolge anche l'importante ruolo di segretario di aula del nostro gruppo, noi abbiamo assistito a un che è contato molto di meno. Noi abbiamo potuto avere spazi di intervento anche sui tanti decreti necessari ad intervenire sull'economia, sulla sanità, eccetera, molto, molto ristretti. Siamo arrivati a passaggi sostanzialmente monocamerali, tutti quanti noi singoli parlamentari, ma anche i nostri circoli che ci segnalavano le cose, siamo stati quotidianamente presi d'assalto dalle imprese, da situazioni particolari che ci venivano a segnalare criticità, i codici Ateco che non erano compresi e quant'altro, con scarse possibilità di intervento del Parlamento. Allora perché dico questo? Perché dentro un paese così infragilito, non è molto elegante come definizione. Noi abbiamo visto il rischio molto forte di un indebolimento della democrazia e questo ovviamente ci riguarda come delegazione parlamentare, ma ci riguarda anche come partito politico. Allora, io credo, e su questo forse nel nostro partito abbiamo anche posizioni diverse, che noi per alcuni anni abbiamo condotto questo partito in un non troppo felice isolamento, probabilmente esaurendo, almeno teoricamente, diciamo, la funzione del Partito Democratico dentro alla funzione di governo. Quindi il fatto che governavamo, che avevamo un gran numero di ministri, anche negli snodi fondamentali, ci ha fatto illudere che comunque noi continuavamo a rappresentare una grossa, enorme fetta, di questo paese, finché poi con le elezioni abbiamo visto che le cose non erano esattamente corrispondenti a questa idea.
Il 2018, a mio parere, ha segnato un dato pesante da questo punto di vista, credo che ce lo ricordiamo tutti. Abbiamo fatto la campagna elettorale per le politiche, abbiamo vissuto quello che è stata questa fase. Abbiamo cambiato più segretari, quindi siamo passati da Renzi, poi Martina, per arrivare poi all'elezione di Nicola Zingaretti. Io sono fra coloro che lo ha convintamente sostenuto, anche con una grande partecipazione, ben superiore anche alle nostre aspettative. E nonostante questo, nonostante siamo riusciti a cambiare delle cose, che è il risultato che io sinceramente riconosco, penso che ci sia stato anche un ruolo nostro nel modificare alcune posizioni dello stesso Movimento 5 Stelle. Nonostante tutto questo, qualcosa è mancato e siamo arrivati, diciamo, a questo epilogo delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Allora, io non credo che noi siamo qui a fare un'analisi congressuale e io personalmente non la voglio fare stasera, però penso che il dato che noi abbiamo davanti a noi e che ci chiede ora di fare un lavoro, uno sforzo tutti quanti, anche esaminando quei punti che puntualmente Enrico Letta ha steso e ha girato a tutti i circoli, è provare proprio a ragionare su questo, cioè quel mondo là fuori che è cambiato profondamente e che oggi cerca, a mio parere, anche un nuovo affidamento. Cioè, oggi questo paese chiede di chi si può fidare, di chi si può fidare per sapere se i vaccini che vengono fatti sono efficaci, di chi si può fidare per sapere se il sistema sanitario siamo in grado, diciamo, di riorganizzarlo in un certo modo, di chi si può fidare per ripartire economicamente, di chi si può fidare per capire se fuori dal tunnel, diciamo, ci stiamo avviando, se quella luce è vera o meno. Ecco, noi dobbiamo provare a costruire un partito che ragiona su questo e che quindi smette di ragionare sulle nostre divisioni, su noi stessi, e ragiona su altro, prova ad interpretare questo paese, prova a dare delle risposte. E questo significa indubbiamente svolgere la nostra funzione in questo momento anche di forza che sta dentro ad un governo che ha caratteristiche del tutto nuove che non avremmo certo immaginato. Nessuno di noi avrebbe immaginato 6 mesi fa che saremmo stati dentro un governo con la Lega e con Forza Italia, sicuramente non con la Lega, diciamo. Ecco, noi siamo lì e è ovvio che non possiamo esaurire più la nostra funzione dentro la funzione di governo. Noi dobbiamo svolgere con lealtà il nostro compito lì dentro, ma dobbiamo anche fare altro. Intanto dobbiamo riattivare una funzione parlamentare vera, rivendicarla fino in fondo. E credo che anche come gruppi parlamentari questo tema l'abbiamo posto in tante occasioni, ma dobbiamo soprattutto concentrare il nostro lavoro fuori dalle istituzioni. Concentrare il nostro lavoro fuori dalle istituzioni significa molte cose, significa ricominciare a studiare, approfondire, ascoltare, significa costruire idee e proposte innovative, proposte che in qualche caso ci possiamo giocare anche in Parlamento. Perché questa bellissima definizione che Enrico Letta ha utilizzato domenica, quella dell'anima del cacciavite, che è molto suggestiva, che credo sia piaciuta a tutti noi, ci chiama sicuramente a ridefinire la nostra identità, e quindi ad avere chiaro chi siamo, ma anche a rendere riconoscibile la nostra identità e contemporaneamente ad essere capaci di usare quel cacciavite per generare il cambiamento in tanti campi, quelli istituzionali, ma non soltanto, penso nell'economia, nel lavoro, nel sociale, nelle relazioni con le persone. Ecco, io penso che noi siamo chiamati a fare questo anche con una certa dose di umiltà, perché io ho sentito qualcuno qualche giorno fa, qualche giornalista del mio territorio, mi disse: ah, ma insomma, allora arriva Letta, quindi voi volete mandar via tutti i renziani, una benedetta, eccetera. Cioè, io non credo che mai nessuno abbia avuto in mente tutto questo, ma il tema è esattamente il contrario. Il tema è riuscire a portare fino in fondo quell'operazione che non siamo riusciti a fare a sufficienza, cioè di tenere assieme culture che hanno anche storie differenti,
di coniugarle con altre storie che non sono abbastanza oggi elemento, diciamo, caratterizzante del nostro partito. Guardate, io penso all'ecologismo, penso al femminismo. A me ha molto colpito l'intervista di Sala di qualche giorno fa, che ci dice che non starà nel PD, ma che guarda ad altri orizzonti, no? Quello dei verdi europei. E io penso che questa sia una nostra sconfitta, non tanto per la persona di Sala, ma perché, vedete, io negli anni passati ho fatto parte di un gruppo dentro al nostro partito che era quello degli ecologisti democratici. La scommessa che quel gruppo, che era un'associazione perché partecipavano anche tanti non iscritti al nostro partito, aveva l'ambizione di lavorare perché il Partito Democratico fosse il più grande partito ecologista europeo, che quindi, diciamo, agisse al proprio interno proprio la forza di cui l'ecologismo è portatore. E anche quella scommessa non siamo riusciti a giocarla fino in fondo, anzi, negli anni passati, io penso soprattutto al passaggio in cui abbiamo avuto il referendum sulle trivelle, noi ci siamo giocati in maniera molto pesante il rapporto con tutto il mondo ambientalista italiano. Ecco, invece io penso che noi dobbiamo provare a fare questa scommessa, guardando ovviamente al nuovo che c'è da scrivere. Prima Enrico richiamava questo tema della conferenza sul futuro dell'Europa. A me è capitato nei mesi passati di andare in Finlandia con una delegazione di Camera e Senato ad una conferenza interparlamentare e ho avuto modo di conoscere meglio anche il funzionamento di quel Parlamento, che ovviamente è un paese molto più piccolo del nostro, quindi anche difficilmente confrontabile. Ma per esempio la principale commissione parlamentare di quel Parlamento, quello finlandese, è la Commissione sul futuro. E quindi è una commissione in cui si ragiona proprio sulle sfide che riguardano trasversalmente tutte le competenze parlamentari e legislative, ma che affronta proprio quel tipo di ragionamento, quindi in un'ottica che noi non siamo riusciti, per esempio, ad immaginare. Allora, davanti a noi c'è tutto questo. Io penso che a noi spetti anche provare a generare qualche idea fortemente innovativa in questo paese, perché altrimenti com'è che noi torniamo a rappresentare e ad accogliere pienamente le giovani generazioni, tantissime donne che fanno fatica oggi a stare in questo partito perché magari non si sentono nemmeno sufficientemente rappresentate, ma anche tante competenze e tante professionalità che incontriamo. Amedeo e Giulia lo sanno, noi abbiamo abbiamo avuto, diciamo, all'interno del Dipartimento dell'Agricoltura un gruppo di ragazzi molto giovani, intorno ai 20 anni, che hanno una ventata straordinaria dal punto di vista delle idee, dell'innovazione, eccetera, e che si sono sentiti accolti, no? Accolti e contemporaneamente ci hanno portato delle idee molto interessanti. E bisogna provare a fare questo lavoro. Io credo che possiamo farlo, che forse questa pagina nuova che si è aperta domenica potrebbe davvero essere una pagina interessante. Ve lo dice una che è rimasta molto scioccata quando ha letto delle dimissioni del segretario in un primo momento. In un secondo momento si è molto arrabbiata, si è molto arrabbiata della scelta del segretario che decideva di andarsene. Però domenica mi sono, ragionando e ascoltando Enrico, mi sono detta che forse quel gesto è stato un gesto di una forza straordinaria, perché ha sparigliato tutto, eh? Ha sparecchiato la tavola da logiche che stavano, a mio parere, condizionando da troppo tempo la nostra azione e il nostro lavoro politico, anzi, molto spesso lo fermavano, lo fermavano in maniera molto, molto negativa. E quando si sgombra la tavola e si tratta di riapparecchiare, insomma, si possono usare stufe e stoviglie del tutto nuove. E quindi forse questa opportunità ce l'abbiamo. Io devo dire che sono rimasta molto contenta della composizione della segreteria, perché ho visto uno sforzo per tenere assieme persone con competenze vere, senza il manuale Cencelli delle provenienze correntizie, eccetera,
Ci sono anche persone che io devo imparare a conoscere perché non conosco tutti, però penso, almeno per le persone, gli uomini e le donne che conoscono a partire da Enrico, con cui oramai ci conosciamo da anni, che siano persone che hanno a cuore il bene di questo partito. E se tutti lavoreremo con questo stato d'animo, se i circoli coglieranno, diciamo, questa sfida che gli è stata immediatamente portata dal segretario di essere parte di questo ripensamento, io penso che possiamo riuscire a risalire, a tornare a vincere. Voi avrete le comunali, noi avremo il collegio, ma avremo anche alcuni appuntamenti elettorali in giro per la Toscana. L'ambizione deve essere quella, non di dar per scontato che perderemo, ma che possiamo tornare a vincere, forse anche a dar vita a qualcosa di nuovo. E se noi torniamo a vincere, saremo sicuramente un elemento fondamentale per cambiarlo questo paese, anche per ricostruire questo filo della fiducia che io vedo in questo momento una delle priorità su cui investire, tornare a generare fiducia fra i cittadini e la politica, fra i cittadini e le istituzioni, perché questa pandemia finirà, questo lo sappiamo e dobbiamo fare in modo che finisca presto e dobbiamo far ripartire questo paese nelle condizioni migliori. Fermo qui, spero di non aver chiacchierato troppo. Grazie Susanna. Giorgio? Sì, eccomi. No, appunto, adesso, appunto, come con costume, apriamo diamo voce ai partecipanti, però ecco, chiederei interventi brevi e domande secche, perché appunto, i nostri interlocutori sono stati bravissimi, quindi insomma, non sono neppure le 7:20 e siamo, quindi già, possiamo dare la parola ai partecipanti, però ecco, se riusciamo a contenerci negli interventi sarebbe cosa buona e giusta. E allora Alberto Paris e poi Anna Maria Fiorello. Andando in medias res, siamo al centro di Roma. Questo è l'incontro del centro di Roma. Qual è il problema del centro di Roma? Nel centro di Roma si incarna pesantemente il tema della crisi demografica. Roma è una città con un centro pieno di case e di costruzioni inutilizzate, abitate da vecchi, anche ricchi in genere, comunque benestanti, con una periferia abitata da giovani che per lavorare e vivere sono costretti a vivere a 30 km da quello che è il posto di lavoro. Si sta aprendo il post-Covid. Nel post-Covid una parte finora non valutabile di immobili resteranno inutilizzati perché gli uffici chiuderanno e si affiancheranno agli ex edifici di proprietà di enti privati già utilizzati come scuole che non vengono più usati perché non ci sono più bambini. Il PD si può e si vuole porre il problema, specialmente nell'ambito della prospettiva delle elezioni comunali a Roma, di una riflessione sul sistema casa, di una disgiunzione, specialmente parliamo di grandi immobili, non dell'appartamento singolo, della disgiunzione tra il diritto di proprietà e il diritto di destinazione d'uso. Se è lecito tenere chiusi, inutilizzati, spazi immensi in una città che ha fame di case, in una città in cui i giovani non hanno figli anche perché non hanno casa. La crisi demografica è anche crisi della casa. Il PD se lo vuole assumere questo compito di porre il problema, la questione casa, in termini completamente diversi, direi opposti a quelli nei quali tradizionalmente abbiamo affrontato il tema casa. Concludo brevemente dicendo all'onorevole Borghi che mi fa piacere che lui abbia implementato il concetto di deospedalizzazione di cui parlammo esattamente un anno fa. La deospedalizzazione è uno dei problemi del centro storico di Roma, perché a Roma le strutture sanitarie
sono tutte in centro. E deospedalizzare significa anche questo, spostare le risorse sanitarie laddove sono le persone e non costringere le persone a venire verso le strutture ospedaliere. Grazie Alberto, che parla anche appunto con, come sapete, con cognizione di causa, perché è stato medico e in parte lo è tuttora, ospedaliero. E Anna Maria Fiorello e poi Giovanni De Lupis, quindi Giulia Gallini, Michele Vacca e mi pare Giovanni Biaggi, questo per dare la sequenza. Mi sentite? Sì. Ok, grazie prima di tutto per gli interventi. Ho apprezzato tantissimo alcune parole di Susanna che mi sono piaciute particolarmente. In particolare rimettere al centro lo studio, dobbiamo ricominciare a studiare, ascoltare e poi guardare all'ambiente, guardare alla digitalizzazione, guardare al futuro. Quello che voglio chiedere è che se ci siamo accorti che il futuro è già il presente, in particolare nel mondo del lavoro, perché un anno di Zoom non l'abbiamo fatto solo noi, un anno di Zoom l'ha fatto il mondo del lavoro. Io lavoro in un'azienda metalmeccanica e ho avuto la fortuna di poter fare lo smart working. Colleghi che sono più operativi di me sono dovuti andare in azienda per forza facendo i turni, quindi è cambiato totalmente il mondo del lavoro, il rapporto di lavoro è cambiato, le regole però non sono cambiate, non si sono adeguate, quindi quando si sta in smart working non ci sono orari, la malattia non si sa come debba essere gestita, ci sono tutta una serie di questioni che non sono in questo momento regolamentate. Fortunatamente, diciamo, la digitalizzazione, il poter lavorare in smart working, diciamo, hanno consentito alle aziende di non chiudere, perché l'alternativa era quella. Siamo riusciti attraverso i turni, attraverso lo smart working, comunque a mantenere in piedi un'economia nazionale, soprattutto una grande impresa ha intorno a sé un indotto enorme, quindi se si ferma un'impresa si fermano decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi però oggi serve con urgenza un incontro, un'elaborazione con le parti sociali per costruire un cambiamento in quello che è, diciamo, chiamiamolo lo statuto dei lavoratori, per farlo diventare uno statuto dei lavori e che tenga anche dentro di sé una regolamentazione su queste tematiche. E vorrei che il PD diciamo partisse prima di altri, proprio per questo sguardo al futuro, che in questo tema il futuro è diventato presente. Ho finito. Grazie Anna Maria. Quindi no, è vero, avevo saltato Giovanni Ferrante, quindi prima Gianni Ferrante, poi Giovanni De Lupis. Oggi abbiamo Giovanni, il nome va per la moto. Eccomi. Yeah. Dunque, sì, diciamo un inciso brevissimo su questo intervento di Anna Maria Fiorello. Mentre ascoltavo Borghi mi è venuto ad andare a guardare, cosa che non facevo da anni, i dati di Federmeccanica. Cioè la cosa impressionante è come in questo paese si sia spostato nel corso del tempo dai riferimenti all'industria e in particolare all'industria metalmeccanica, di cui oggi praticamente non si parla più, nonostante 1.600.000 di addetti e una bilancia dei pagamenti importante. Quindi dicevo, volevo solo registrare l'impressione che fa questo spostamento da un riferimento forte che avevamo dall'industria metalmeccanica, come se fosse oggi, come se fosse sparita. Una battuta soltanto a proposito dei 21 punti di Letta, che a un certo punto dice: non è giusto che ci siano dei politici professionisti, ma non è nemmeno giusto che ci siano
dei politici sprovveduti o cose di questo tipo. Mi chiedo se in effetti è giusto che non ci siano politici professionisti. E, vengo all'intervento brevissimamente di Cenni. Zingaretti, diciamo, ha lasciato la segreteria per tutte le insidie derivanti dalle correnti. Subentra rapidamente Letta e si registra un unanimismo molto forte. Una votazione plebiscitaria e al di là di questo, che già costituisce abbastanza un problema e Cenni ha fatto dei richiami al riguardo, mi chiedo se l'attesa di un cambiamento radicale, forte, strategico, che si avverte come domanda, se in effetti noi lo possiamo registrare dai 21 punti di Letta o se in realtà il compito resta quasi completamente da svolgere, non perché quella proposizione non vada bene, ma perché diciamo il lavoro di costruzione è veramente tutto da fare. Il partito è stato negli ultimi anni molto chiuso in se stesso. Adesso si parla di aprirlo, si parla di territorio, si parla di prossimità, va benissimo. Il mio augurio è che tutte le risorse che sono, quella quantità di risorse che sono diffuse nel paese sotto forma di associazione, magari con interessi di tipo generale o con interessi di tipo specifico o con interessi di tipo territoriale, cioè voglio dire, c'è una ricchezza che emerge chiarissimamente anche, diciamo, discutendo della città di Roma e del prossimo sindaco, emerge che c'è soltanto su quel tema una ricchezza di ricerca enorme da cui il partito si è tenuto abbastanza distante. Questo, diciamo, l'augurio è, e lo rivolgo anche come domanda ai due oratori, dovrebbe in qualche maniera essere una ricchezza recuperata in modo non effimero, insomma. Grazie. Grazie Gianni. Allora Gianni De Lupis e poi Giulia Callini. Grazie Giorgio, grazie ai nostri ospiti, che anzi mi collego e li faccio anche a loro le congratulazioni per la nomina, gli auguro buon lavoro sia a loro che a tutta la segreteria. Perché infatti più che una domanda io volevo portarvi una testimonianza, che è quella dell'assemblea che abbiamo avuto ieri a Trionfale Mazzini, e perché più che entrare nel merito della consultazione, dei temi, volevo registrare quella che è una sorta di reazione, un entusiasmo che è arrivato da questo momento che stiamo vivendo, perché ieri abbiamo avuto come media di partecipanti 72 persone per 2 ore e mezza, è una sezione, quindi è un numero che non avevo visto in questo anno di pandemia, e fino alla fine, fino all'8:30 eravamo praticamente tutti, e tutti quanti erano pronti a intervenire, a parlare, a discutere, e molte di queste persone io non le avevo viste negli ultimi 3 anni. Sapete quelle persone che non si vedono da un po', che si sono allontanati, che erano critici, poi improvvisamente dal giorno alla notte, boom, me le rivedo davanti. E devo dire che mi ha colpito molto questa cosa. Io volevo dire che dalle dimissioni di Zingaretti, che sono state proprio uno schiaffone in faccia a questo partito, sono state importanti perché hanno dato a questo partito l'idea che alla fine tutti i suoi problemi, tutte le cose che noi nascondevamo dietro a un velo di maglia, per dire, e che intravedevamo, adesso sono emerse, ce l'abbiamo davanti. E ora le persone con Letta, che ha aperto questa consultazione, vogliono partecipare. Questa è, secondo me, un'enorme sfida che va molto al di là del momento, del governo, della crisi, della pandemia. Questa è una cosa che deve parlare al futuro del Partito Democratico e al futuro del centrosinistra. E deve farlo con la prospettiva non di un anno, non di un congresso che deve arrivare dopodomani, deve farlo con la prospettiva di un decennio, di un ventennio. Deve farlo con l'idea di costruire qualcosa che vada al di là del momento. E nella partecipazione, ve lo dico, è stata incredibile, perché tutti vogliono dire la loro opinione, tutti vogliono partecipare. Io quello che voglio dire ai nostri membri della segreteria che sono presenti oggi è di prendere questo entusiasmo sulle spalle, cioè di sentire la voglia che hanno gli iscritti, che hanno anche quelli che non sono più iscritti ma che vorrebbero farlo, che vogliono un segnale dal PD. Ecco, prendete sulle spalle questo onere, sentite la loro forza, la loro voglia di essere dentro questo momento,
perché questo sarà un momento effimero, questo momento di gloria, questo momento, questa luna di miele di Letta non durerà, perché lo sappiamo, conosciamo la politica, sappiamo che a un certo momento cominceranno le critiche, i problemi, le crisi. Approfittiamone, prendiamo questo slancio e cominciamo a costruire qualcosa che vada al di là del momento. Ecco, io volevo solo portarvi questa testimonianza perché la nostra sezione, ma immagino tutte le sezioni, hanno questa voglia. Quindi noi faremo il nostro lavoro, faremo la consultazione, parteciperemo a questo momento, costruiamo altri momenti come questi, più forti, più duraturi. Io spero nelle agorà. Ecco, le agorà sono un'idea, un'intuizione, un mezzo, ma devono diventare anche il fine per aprirci alla società e al mondo intorno a noi e a togliere il perimetro del nostro piccolo mondo in cui discutiamo delle nostre piccole cose. Quindi è solo un piccolo stimolo, un piccolo impulso e vi ringrazio per essere stati qui con noi stasera. Grazie, grazie a te Giovanni. Allora Giulia Gallini, tanto però volevo rilanciare sulla questione dello smart working che ha sollecitato Anna Maria. Qui tra diciamo, le persone che partecipano c'è cioè Titti Di Salvo, membra della segreteria romana del PD, che è insomma una coautrice di uno dei lavori, uno dei pochi lavori che il PD Roma ha elaborato in quest'anno di pandemia proprio sulla questione smart working. Quindi se dopo hai in animo di, lo dico già adesso, se vuole intervenire sul cambiamento, sullo studio fatto su come sta cambiando il lavoro e quindi appunto come cambieranno, come diceva prima Parisse, gli uffici, le saremo grati. Giulia Gallini e poi Michele Vacca, Giovanni Biaggi e gli altri. Eccoci. La Giulia. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, innanzituto in bocca al lupo a Susanna e Enrico per il lavoro che farete nella segreteria. Penso che sia un momento particolare, bello, perché vedo che c'è tantissima partecipazione, ha detto Giovanni, ieri eravamo tanti, facciamo sempre oltre le 8:30 anche di sera a parlare di temi interessantissimi. Abbiamo parlato un pochino di questo documento. Quello che vorrei dire è che mi piacerebbe che potrete far accendere un faro soprattutto sul lavoro, che secondo me è una delle situazioni in cui stiamo stando tutti, soprattutto i giovani relativamente, insomma una fascia d'età, dicevo anche nell'incontro di ieri, che è particolare, che sono quelli secondo me che dovrebbero tornare a votarci e che dovremmo avere il coraggio di parlare a queste persone, che sono quelli che vanno dai 32, 33 ai 40 anni, quindi un giovane, voglio dire, in un modo allargato, cioè non soltanto i giovani delle scuole allargare il voto ai sedicenni, sono d'accordissimo, la patente, tutto quello che ci pare, però dobbiamo avere il coraggio di parlare anche non solo ai dipendenti che magari ci votano, ma veramente alle partite IVA e a chi oggi è senza lavoro. Noi siamo in un municipio in questo momento, spesso il primo municipio, parliamo delle ZTL, centro storico e via dicendo, facciamo un discorso però serio parlando a chi veramente è in una situazione direi disperata, cioè importantissimo lo ius soli, però fondamentale il lavoro. Non leggo la parola lavoro in nessuno dei 21 punti, c'è magari all'interno di qualche punto, però è importante, una forse delle cose fondamentali che il Partito Democratico deve fare. Poi il lavoro sui giovani è importantissimo, quindi di formazione. Noi è vero abbiamo giovani, lo diceva Susanna, nel Dipartimento di Agricoltura PD che partecipano tantissimo ed è bello, perché poi ci sono veramente parlamentari europei, parlamentari nostri insomma che si occupano di agricoltura e possono parlare tutti allo stesso livello, è bellissimo questo. Quindi una formazione, se vogliamo, già avviene da persone come Susanna, che prima era nel si occupava del Dipartimento di Agricoltura e ora nella segreteria. Quindi secondo me il lavoro, e bisogna avere il coraggio anche di, per esempio, di dire c'è bisogno di nuovo del finanziamento pubblico ai partiti, perché anche per fare formazione, anche per permettere alle persone che non stanno già bene economicamente di poter fare politica. Qui parliamo di politico di professione alcune volte come se fosse un problema, in realtà è forse la professione più bella del mondo e non tutti si possono permettere di farla. Allora, cioè,
parlare di finanziamento pubblico non perché il partito deve essere un posto dove si va a lavorare così per avere un posto, chiamiamolo fisso, non lo so, ma qui è serio, cioè poter, e poi da lì il discorso poi dei corpi intermedi che è stato affrontato qui nei punti, anche quello fondamentale, dobbiamo trovare un popolo a cui ci rivolgiamo, cioè capire con chi vogliamo avere a che fare, chi ci vota. Allora sono i giovani, non esiste più una classe, cioè non siamo più nella rivoluzione industriale in cui ci votava una certa classe, diciamo, di persone. Chi può essere la classe a cui ci rivolgiamo, i precari, le partite IVA, mi piacerebbe che fosse la più ampia possibile, e pertanto, cioè, cerchiamo di fare un ragionamento serio, cioè, anche sulla questione dei corpi intermedi, e poi appropriamoci anche di temi che alcune volte sembra che l'abbiamo lasciati ai 5 Stelle, cioè la transizione ecologica, ne parlavamo oggi anche con Giovanni al telefono, giusto per De Lupis. Cioè la transizione ecologica dovrebbe essere un tema anche nostro, cioè Sala è andato con i Verdi europei, come per dire vado in un partito dove parlano di un tema principale, ma quello è un tema anche nostro, cioè i nostri temi sono questi, sono il lavoro, l'istruzione, la transizione ecologica, cioè sono tutte tematiche che devono essere anche nostre, non lo possiamo abbandonare, così come non possiamo abbandonare chi oggi ha perso il lavoro e quindi anche sul reddito di cittadinanza, per esempio. Cioè, sono tante cose che non mi dilungo più, soltanto per dire che ci sono molti temi su cui dobbiamo non mettere il cappello, cioè non mi interessa questo, non è questo, però che devono essere veramente tematiche anche nostre, anche del Partito Democratico. Grazie. Grazie Giulia. Allora, abbiamo ancora... 6 interventi, quindi vi chiederei 7 interventi, quindi vi chiederei un po' chiaramente la coincisione, Michele Vacca e poi Giovanni Biaggi e poi Claudio Battilocchi. Sì, volevo dire innanzitutto una cosa su quello che Giulia poco fa ha detto, cioè vabbè, a parte la cosa della scuola. Dunque, la cosa della scuola, Gianni Letta non ha spiegato cosa significa per non far cadere nessuno dalle sedie. Dare il voto ai 16 anni vuol dire far entrare la politica. Enrico, non Gianni. Ah, scusate, no, oddio mio, infatti vedevo dei sorrisi. Vabbè, lapsus. Però appunto, ecco, non bisogna dimenticare. Ma come la rassegna stampa di Sky ieri, scusate. Vabbè, approfitto per dire, chi meglio di un bombarolo può disinnescare la bomba, per chi avesse dei dubbi sul passato e su chi è Enrico Letta. E detto questo, appunto, vuol dire far entrare la politica vera nelle scuole. Casa Pound è fortissima nelle scuole e nelle rappresentanze scolastiche. Quella è la sfida che dobbiamo affrontare. Difficile, ma va fatta e va vinta. E far votare i sedicenni è la chiave di volta, anche oltre al fatto di ribilanciare il DEF. Insomma, sciocchezze quelle, sciocchezze. Detto questo, riallacciandomi invece ai cenni sul cacciavite e anche, diciamo, le parole di Giovanni, cioè la forma è sostanza. Qui non si tratta che ci sono persone malvagie nel PD, da quello che emerge anche dalle indagini di Barca del 2015. Non c'è nessun malvagio che si accaparra chissà quali ricchezze. Qui ci sta persone che si tengono 4 fagioli secchi in tasca invece di piantarli e tentare l'assalto al cielo. Quindi gestione matematica dei tempi anche tra di noi. Io sto purtroppo già forse sforando. Perché? Perché vuol dire dare a tutti non solo, diciamo, il diritto di parlare, ma anche fargli sentire il dovere che deve parlare. Cioè tutti ci dobbiamo parlare e dire le cose in faccia, in modo franco e aperto. E se si monopolizza, si toglie il tempo, il tempo è quello. Cioè siamo mortali e quindi non ci sta più neanche il diritto dovere della parola. Detto questo, una cosa che vorrei buttare lì, sarebbe bello, non per togliere la libertà di espressione, di organizzazione a nessuna impresa, però sarebbe bello, dato che la televisione ancora la gente la vede, purtroppo, ahimè, e siamo uno dei popoli più beceri diventati transitoriamente del mondo, perché abbiamo la più brutta televisione del mondo, che io non posso vedere perché soffro. Detto questo, la sinistra ha introdotto la CLAC con Santoro, la sinistra ha introdotto il giustizialismo e il populismo in TV
con quella roba invitando Di Pietro o Travaglio a fare, no, i rappresentanti della moralità pubblica, al di là delle monetine a Craxi, insomma, su cui dovremmo chiedere scusa anche noi, ma non per Craxi in sé, perché fa schifo. Detto questo, non sarebbe bello promuovere come circoli PD di tutto il paese o un change.org o che so io, perché insomma non è una piattaforma che ho usato molto, per regolamentare le forme dei format televisivi e renderle più democratiche e civili? Non sarebbe una bella sfida questa qui per il PD? Secondo me sì. Detto questo, per tornare diciamo al terra terra, al noi, al nostro dialogo, al nostro dialogare, vorrei dire, mi ci metto anch'io perché a volte scribacchio così, chatto mentre qualcuno parla, diamoci una disciplina tra compagni, chi sta parlando lo si ascolta, i commenti tra compagni, soprattutto se questi compagni fanno parte del direttivo, lasciamoli per il dopo, ok? Questa è una cosa secondo me non solo di rispetto, ma che ci vuole, bisogna essere diciamo attenti, perché l'attenzione è la preghiera naturale dell'anima e va così perseguita. Spero di non essere stato troppo lungo. Giovanni Biaggi. Innanzitutto volevo condividere profondamente le parole di Michele, anche la provocazione, che non, secondo me non è provocazione perché non deve essere tale su Craxi, a cui convintamente mi aggrego, e anche un po' la riflessione, io vabbè, insomma, questa riflessione che lui faceva adesso e portava adesso su tutta una sorta di cose, tutta una serie di derive alle quali noi abbiamo dato il là negli anni, mi sento di condividerla molto, anche perché sin da bambino nel mio piccolissimo, insomma, tanti talk show li vedevo insieme ai miei genitori e ricordo tante cose, e ricordo anche, non riesco a dimenticare, le nostre responsabilità su tanti temi. Poi le conclusioni che si possono trarre da questo discorso sono le più disparate, assolutamente, questo non implica assolutamente delle considerazioni sull'oggi, anzi, forse noi dovremmo cercare di capire a questo come ci siamo arrivati da tanti punti di vista. Volevo invece condividere, diciamo, da responsabile della sezione di Centro Storico, prima di tutto, volevo insomma fare un appello a due nuovi membri della segreteria che insomma abbiamo la fortuna di avere qui connessi con noi, che è il seguente. Pure da noi, diciamo, il vademecum di Letta, la discussione che ne scaturirà e già insomma sta avvenendo fuori in queste giornate in cui stiamo raccogliendo i primi contributi scritti su uno o più punti, stiamo chiedendo agli iscritti dei pareri, stanno arrivando tanti contributi, li stiamo raccogliendo, faremo un'assemblea settimana prossima in cui ne discuteremo, insomma si è animata una discussione interna come non si era animata da tempo, e soprattutto si è animata in maniera ordinata, che è una cosa a cui io tengo molto, perché penso che in un partito sia già molto complesso, diciamo, far arrivare delle istanze, un certo tipo di elaborazione dal basso verso l'altro, e se manca un principio di ordine che anche chi in particolare fa parte della segreteria nazionale deve dare al resto del partito, questo diventa pressoché impossibile. E devo dire, sono molto contento anche appunto che il vademecum non chiedesse una discussione generica, chiedesse una discussione sì varia e variegata, su punti molto diversi tra loro, ma che desse delle metodologie molto precise. Ecco, non disperdiamo questa cosa, cioè che non sia una tantum, cioè che questa cosa succeda regolarmente su una o più cose. Io mi permetto di dire che sia il prodromo questo metodo a un congresso finalmente politico che prima o poi dovrà arrivare, che sia prima o dopo il 2023, che si concluda con delle primarie o non si concluda con delle primarie, ma che passi per una fase di questo tipo, che la istituzionalizzi e che la renda parte dell'elaborazione sia quotidiana sia congressuale del nostro partito, un'elaborazione di questo tipo, e quindi anche una migliore misura, anche un po' nel senso degli emendamenti allo statuto che erano stati introdotti a novembre scorso, che poi andavano anche un po' in questa direzione, quindi una migliore misura anche di quella che è la selezione dei nostri organismi dirigenti, ma prima di tutto la selezione della nostra linea politica e della nostra identità, di cui abbiamo disperatamente bisogno e non da oggi. E quindi insomma lancio questo appello a che questo metodo non finisca col vademecum di Letta, e che non serva ogni volta come nella peggiore tradizione delle squadre di calcio italiane cambiare l'allenatore per ritrovare quel minimo di slancio e poi diciamo dopo due settimane ritrovarsi con i problemi di prima
di prima da capo. Ecco, cerchiamo di evitare che questo accada e cerchiamo di provare ad arrivare nei prossimi anni con grandissima fatica a una situazione in cui non servano sempre rotture nette per provocare anche in qualche modo dei balzi poi in avanti. Questo perché da una parte viene bruciata e mortificata l'intera classe dirigente e anche l'impegno politico, che è stato anche in questi due anni quello di Nicola Zingaretti, come è stato negli anni precedenti quello degli altri segretari. E questo non può più avvenire, non si può più andare avanti in questo modo, e io penso che prima non riusciamo a trovare un percorso politico che ridefinisca la nostra identità, anche con questi metodi che stiamo sperimentando di discussione dei 21 punti, eccetera, e renderli un metodo ordinario, prima noi riusciremo, secondo me, a uscire anche un pochino dai tanti dilemmi che ci portiamo dietro dalla nostra fondazione, e che probabilmente i gazebo e le primarie non bastano a sciogliere, non sono bastati e non basteranno, anche perché se fosse vero che la decisione diretta della base sulle sue singoli dirigenti sia in qualche modo salvifica, dopo 15 anni di primarie forse mi permetto di dire che non è così, purtroppo non è così, e che forse anche il percorso di coinvolgimento di un altro tipo è più utile piuttosto che chiedere, insomma, il voto ai gazebo e poi basta, e qui mi taccio. Grazie. Scusate, Giovanni, Claudio Battilocchi, Elena Pirandello, poi Simona ad Alberto. Salve a tutti, ringrazio gli ospiti e tutti i partecipanti. Gran parte delle cose ormai comunque sono state dette, voglio dire che il discorso di Letta mi è piaciuto. Puoi parlare più vicino al microfono? Assolutamente sì. Corso diretta mi è piaciuto molto e ha ribadito quelli che sono i nostri valori. Cioè, l'unico dubbio che mi sovviene è, cioè, per quale motivo non siamo riusciti a realizzarle prima. Che cosa è cambiato affinché questa volta le cose possano andare meglio in un tempo? Tutto. Domanda da 100 milioni, ma comunque complimenti per la sintesi. Elena Pirandello e poi Simon. Elena? Sei mute. Ah, ecco. Allora, aspettate un attimo. Allora, l'elezione di Enrico Letta ha aperto, secondo me, una speranza di unità con questo metodo della consultazione dell'intero partito, che ha riscontrato anche nel nostro circolo PD Trastevere consenso e partecipazione. Si spera tutti di superare lo stato delle correnti come statici gruppi di pressione, di tornare a considerarli come correnti di pensiero, che sono una linfa vitale di ogni partito politico. Io mi ricordo che dopo la pesante sconfitta elettorale del 2018, Maurizio Martina, che era successo a Renzi nella direzione del partito, riuscì ad organizzare una grande manifestazione a Piazza del Popolo, in cui il grido scandito da tutte le persone presenti era unità, unità, e lui rispose: abbiamo capito. Ecco, io vorrei sapere, questa nuova segreteria riuscirà a dimostrare compattezza, ad accogliere nelle proposte differenti contributi senza farsi la guerra tra correnti e dimostrando appunto compattezza all'esterno? Io credo che sia deleterio agli occhi dei nostri elettori questa continua sarabanda di dichiarazioni discordanti che appare sulla stampa, che si insinua nelle nostre divisioni ed esaltandole. Come ha detto la segretaria del circolo PD Marconi, Maria Teresa Risarcina, ogni giorno un militante del PD si sveglia e sa che dovrà correre più veloce delle agenzie. Questo allontana gli elettori, lo so, perché come segretaria PD Trastevere mi arriva da molti semplici elettori e simpatizzanti. Basta, chiuso. Grazie per questa testimonianza. E allora, Simon, e poi ad Alberto, e poi Titti. Mi sentite? Mi sentiamo. Perfetto, intanto ringrazio tutti quanti per questa bellissima assemblea e di questa riunione con questi bravissimi ospiti.
Io volevo semplicemente fare questo punto, di dire questa cosa. Ieri abbiamo fatto queste riunioni di sezione, noi, se la spiegando prima a Giovanni. Io penso, credo, che ho letto con grandissima attenzione tutti i 21 punti e io, come dicevo ieri in sezione, mi hanno fatto interesse principale due punti, quello numero, il punto 8 e il punto 9. Sul punto 8 c'è il segretario che ci dice di avere dei punti di riferimento, che sono quelli di avere dei comportamenti radicali, un metodo riformista e dei valori progressisti. Io penso che nella fase che stiamo vivendo di pandemia, vista la crisi pandemica, ma anche crisi sociale ed economica, sarebbe il caso che il partito in questa fase avesse un metodo e un'azione radicale nelle scelte da fare per aiutare chi non arriva a fine mese. Faccio un esempio banale: spiegare per esempio come trovare i soldi per sostenere chi oggi non c'ha più il lavoro, che non significa soltanto le proposte fatte dai 5 Stelle in Parlamento, ma anche altre soluzioni alternative. Perché io credo, come dicevo ieri in sezione, che il Covid, nella disgrazia dei 100.000 morti, ci ha spiegato due cose importanti, ovvero che ha fallito il capitalismo e ha fallito la privatizzazione. E quindi abbiamo fallito noi come sinistra in questi ultimi 15 anni su alcune visioni del paese. Sarebbe il caso, forse, per il dopo, in questa pandemia, di affrontare con un'altra mentalità culturale, prima che politica, delle scelte per dare una mano pratica di vita quotidiani a chi non arriva a fine mese. Questa è una mia idea da portare nei circoli, da portare poi nell'Assemblea Nazionale, se ci abbiamo questa volontà politica di fare questo tipo di azione politica. Tutto qui. Grazie per questo contributo, pure te Simon. Ad Alberto, poi c'è pure Aurelio voleva intervenire, ma comunque intanto ad Alberto. Sì, io volevo dire questo, sia nei punti di letta, sia nel dibattito che c'è stato così sui giornali, in televisione, eccetera, emergeva quasi una parola d'ordine fondamentale, che è aprire. No, aprirsi all'esterno, smettere di guardarsi l'ombelico, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose di questo genere. Il che mi trova d'accordo, però il problema, se mi pongo, che cosa vuol dire però aprirsi? Aprirsi intanto significa che non può che essere opera dei circoli, perché a parte i grandi luminari, chi si avvicina al partito si avvicina ai circoli, no? Quindi il problema è: bisogna rendere attraente il fatto che si entri nei circoli. Così si fa che arriva la voce dell'esterno all'interno del partito. Bisogna che i circoli siano più attraenti. Allora, ci sono due problemi. Il primo è che soffriamo di un lungo periodo in cui sostanzialmente il potere decisionale degli iscritti è stato uguale al potere decisionale dei votanti. Quindi, rispetto alle decisioni, alle linee che si potevano seguire, un voto al gazebo valeva quanto una militanza continuativa. E questo, secondo me, è un errore che ci ha danneggiato molto. Perché appunto non si vede perché poi uno dovrebbe entrare nei circoli. E poi si entra nei circoli se poi i circoli contano qualcosa. E questo è il vero problema. Io qui rifaccio l'esempio appunto abbiamo discusso molto in quest'ultimo periodo, no? Il modo in cui ci si è avvicinati alle elezioni di Roma, che adesso sono un po' allontanate, ma insomma comunque sono sempre vicine, no? Che è proprio esattamente il contrario di quello che bisognava fare. E cioè, il problema di Roma è che qualcuno stava discutendo se ci si metteva o non ci si metteva d'accordo con 5 Stelle. Cioè, il potere dei circoli nella definizione di Annalati, zero. Assolutamente zero. Allora, l'unico modo per avvicinare la gente ai circoli e per aprirsi è fare sì, appunto, che i circoli contino. E quindi che i circoli siano coinvolti in un percorso per cui è dalle
discussioni dei circoli che si arriva alla definizione del programma per Roma. Molto prima, molto più importante della scelta del candidato, di cui sinceramente me ne frega in certo senso anche abbastanza poco, ma invece appunto mi interessa molto di più questa costruzione. Però non è facile, perché l'altra volta facevamo il dibattito, c'era Deborah Serracchiani che dice adesso bisogna aprire un grande momento di dibattito dei circoli. Dico sì, ma calma, perché finora si fa questo grande momento di dibattito dei circoli, ma se non c'è una capacità di sintesi di questo dibattito, succede che noi facciamo tante discussioni, poi un giorno ci si dice allora è stato scelto il candidato è Tizio, ma questo non è un percorso per avvicinarsi, non è un percorso per far contare. E allora, se vogliamo avere questo atteggiamento di apertura, la cosa che bisogna capire è come e qualmente la linea si costruirà facendo sintesi del dibattito che sta nei circoli, fino a che punto i circoli saranno determinanti nel elaborare questa linea e fino a che punto quindi varrà la pena per una persona andare nel circolo, partecipare al dibattito ed esprimere le sue posizioni. Grazie ad Alberto. Allora, quindi c'è Titi Di Salvo che può opportunamente fare alcune osservazioni sulla questione dello smart working, visto che appunto, ecco, nel percorso che diceva ad Alberto, uno dei prodotti che c'è stato realizzato dal PD di Roma è proprio il volume sullo smart working. Titi? Grazie Giorgio e un saluto a tutti e a tutte, un abbraccio grande, per me è una grande opportunità il fatto di fare gli auguri in diretta a due persone di cui ho grandissima stima, cioè Susanna Cegni e Enrico Borghi, e a tutta la segreteria del PD. A me piace tanto, è una bella segreteria paritaria e io penso che abbiamo, grazie Ricoletta, una squadra che ci consentirà di affrontare una sfida importante. Non sono parole fatte o parole banali o insomma il modo di dire. Io penso che il PD si trovi di fronte a una grande sfida e penso che la segreteria che oggi si insedia abbia le capacità, le caratteristiche, le ambizioni culturali per affrontarla. Naturalmente non lo può fare da sola e io sono qui per una ragione politica, e cioè perché la segreteria del PD di Roma ha scelto ieri nella sua riunione di segreteria di essere presente nelle assemblee che i circoli faranno da qui in avanti, una presenza discreta. Adesso io insomma intervengo volentieri, anche perché Anna Maria ha posto il problema dello smart working, su cui mi sento di dire cose, ma insomma la presenza della segreteria di Roma una presenza discreta, ma abbiamo scelto di essere presenti in tutte le assemblee dei circoli per ascoltare, non soltanto perché questo è importante rispetto alla riflessione generale del partito, ma noi abbiamo, voi l'avete detto tutti, una sfida decisiva che è quella delle amministrative, quindi abbiamo bisogno di capire bene come affrontarla, con quali idee, con quale proposte, con quale capacità del partito di stare insieme, una sfida decisiva. Anna Maria pone il problema dello smart working, io di questo voglio parlare per essere breve e per tenermi al ruolo che ho scelto di avere, quindi una presenza discreta, appunto, dicevo prima. Noi, la segreteria del PD di Roma, ha fatto un lavoro molto profondo sullo smart working. L'abbiamo fatto cercando di capire che cosa cambiava a Roma, che cosa cambiava nel rapporto col lavoro, che cosa cambiava per le imprese, che cosa cambiava per le persone, che cosa cambiava per la città. E quindi ha ragione Anna Maria nel proporci questo ragionamento, perché voglio dire un'unica cosa rispetto alle osservazioni di carattere generale che venivano fatte. Quando si parla dell'apertura del PD, a me viene in mente una sola cosa: l'apertura del PD, l'apertura alla realtà. Cioè non esiste un'altra apertura che non sia questa. Cioè uno apre la porta, ma che cosa se è un partito? Apre la porta alla realtà, al cambiamento e a come quel partito noi interpretiamo il cambiamento e traduciamo quel cambiamento in proposte, perché il cambiamento non è mai neutro. Lo smart working non è neutro,
stiamo di fronte a un cambiamento importantissimo del lavoro, il più importante dal fordismo. Di per sé il cambiamento non è neutro e a seconda delle scelte che noi saremo in grado di fare, quel cambiamento potrà essere positivo, meno positivo o negativo. Aggiungo una seconda considerazione. Naturalmente non tutto il lavoro è possibile farlo da remoto, ma dice un'industria di Roma che il 40% delle attività lavorative di Roma saranno in futuro, non adesso, in futuro continueranno a essere fatte smart working. Quindi diciamo, dal punto di vista del Partito Democratico, che non è un sindacato, è un partito, rappresenta politicamente, quindi non, senza diciamo, conflitti di interesse, non è il punto di sovrapposizione col sindacato, ma per un partito è fondamentale capire come cambia una città sulla base del fatto che il 40% delle sue attività lavorative sarà svolta da remoto, perché cambia moltissimo, cambia lo sviluppo urbano, cambia il tema del centro di cui parlava Alberto Paris, cambia il rapporto col lavoro delle singole persone, cambia il fatto che, a proposito di immobili che si svuotano, le imprese stanno svuotando i loro grandi palazzi e stanno altre imprese alimentando i co-working, per esempio, cioè il luogo di lavoro comune. Allora, per tutte queste ragioni, a me sembra che la riflessione sul cambiamento del lavoro è un tema squisitamente politico, non è un tema squisitamente sindacale, ma squisitamente politico, e anche sindacale. Anna Maria poneva il problema di quali regole, no? Per un lavoro che cambia. Da questo punto di vista noi, cioè il PD di Roma, ha fatto delle proposte sia per quanto riguarda il cambiamento del rapporto del lavoro, l'impatto dello smart working sul lavoro, delle donne e degli uomini, sia dal punto di vista del cambiamento che determina sulle imprese, sia dal punto di vista del cambiamento che determina sulla città, cioè su Roma. Diciamo costruito con una serie di riflessioni e l'ha codificato in due instant book che sono a disposizione degli iscritti e delle iscritte del PD di Roma, perché abbiamo pensato che fosse importante non disperdere questa riflessione ma metterla a disposizione di tutti e anche della coalizione che faremo, appunto perché non parliamo di un tema specifico ma di un cambiamento di prospettiva della città. E allora attualizzo quello che sto dicendo e poi finisco, perché la presenza discreta non può essere il contrario di quello che ho detto. In questo momento, per esempio, è aperta una questione importante nel decreto sui sostegni che è stato appena varato dal Parlamento. Un errore che va cambiato. Lo smart working è lavoro, non è un'altra cosa, non è una vacanza, non è una cosa diversa. E quindi è importante che a chi lavora da remoto, quindi smart working, che in questa fase è a casa ma non sarà più a casa ma sarà da remoto nei co-working, ecco, a quelle persone vengano riconosciute quelle stesse cose che vengono riconosciute a chi non lavora da remoto. Cioè, oggi voi sapete, è aperta una discussione molto importante perché quel decreto non riconosce a chi lavora in smart working, non solo le donne, no? Teoricamente sono le donne e gli uomini, poi spesso sono le donne, il sostegno delle babysitter, come se fosse possibile che una persona lavori in smart working e contemporaneamente c'è il bambino o la bambina in braccio, essendo che siamo in un periodo di scuole nidi chiusi, è come se questo fosse normale, come se lo smart working non fosse un lavoro e quindi fosse di per sé uno strumento di conciliazione. Questa cosa, lo sottolineo, hanno fatto benissimo le deputate, Susanna sa benissimo, cioè una delle protagoniste di questa cosa, quindi lo sa sicuramente meglio di me, hanno fatto benissimo a porre questo tema, perché guardate, è importante non solo la cosa in sé, è importante appunto perché lavorare da remoto è un elemento del cambiamento del lavoro, non vale per adesso, vale per il futuro. E vale per il futuro che il Partito Democratico costruisca una sua analisi di questo cambiamento e abbia le sue proposte di questo cambiamento. Non sia il traino di nessuno su questo cambiamento, che è accelerato dalla digitalizzazione, dalla pandemia, ma è il cambiamento del futuro. E quindi bisogna che noi ci attrezziamo. L'abbiamo provato a fare noi a Roma con un'analisi su Roma. Io penso che gli Istanbul possono essere dati a tutti gli iscritti, in modo che almeno siano, diciamo,
lo sappiano, no, di quello che abbiamo fatto, e questa cosa, abbiamo detto, sarà uno degli elementi al tavolo della coalizione per costruire la Roma del futuro. Mi taccio, vi ringrazio e alla prossima. Grazie, grazie Ditti. Noi sicuramente il primo l'avevamo presentato insieme, forse il secondo no, ma o troviamo l'occasione per presentarlo oppure per rilanciarlo. Allora, Iside Castagnola mi aveva chiesto una cosa al volo di qualche secondo e poi Aurelio Mancuso. Iside? Ci sei? Mi sentite ora? Sì, sì. Dai, mi sentite? Forza che stiamo... sì, sì. No, volevo approfittare del fatto che abbiamo con noi Enrico Borghi, che da oggi è membro della segreteria per un tema importante come quello della sicurezza, e noi avremo tantissimi comuni in cui si va a votare per le amministrative. Quindi volevo chiedere a Borghi, potrebbe attivare un gruppo nazionale che poi dia delle linee guida in tutti i comuni d'Italia per rivalutare questo tema della sicurezza come tutela dei più deboli? Due esempi: un ragazzino di 16 anni a Ostia è morto per paura in una zona vicino a una palestra degradata perché inseguito da un senza tetto. Ancora un altro episodio terrificante è stato che a Garbatello una ragazza è stata violentata di mattina in un parco in centro. Quindi anche il prefetto ha detto che non si può parlare di lotta alla criminalità senza pensare a politiche di rigenerazione urbana. Allora volevo chiedere a Enrico Borghi, anziché lasciare questo tema solamente alle destre, che è un tema molto sentito, concreto, di giovani donne soprattutto, perché non avviare una proposta costruttiva? Basta solo analisi, dobbiamo anche fare delle proposte, cioè un gruppo di lavoro in tutti i comuni d'Italia per i militanti del PD che va a individuare le zone più degradate e va a fare delle proposte concrete che si inseriscono nei programmi delle amministrative di rigenerazione urbana per gli stabili degradati che sono fonte di pericolo pure vicino alle stazioni, fonte di pericolo per tante donne. Grazie. Grazie Ditti. Allora Aurelio, e poi da lui la parola ai nostri invitati. Grazie. Ma io ho poca dimestichezza con il cacciavite, che tengo, diciamo, raramente in mano. Ho più dimestichezza con l'anima. E l'anima, che ognuno di noi può intendere come o visione o mission, se si vuole essere più moderni, eccetera, però guardate, la mia opinione è che se non si affronta il nocciolo del tema sull'esistenza o sull'utilità del Partito Democratico come strumento di un partito che ha una visione, che ha, diciamo, una prospettiva, difficilmente il cacciavite sarà efficace. Su questo voglio appunto spendere l'ultimo minuto che mi è rimasto. Secondo me il tema del salvare la terra collegato si collega benissimo al tema della sanità, al tema dell'ecologia, al tema della conoscenza, dell'istruzione, al tema del come riusciamo a fare in modo che i più deboli siano meno fragili, meno esposti alla violenza, che sia superata finalmente una visione macista e dominante sui sessi da parte del maschio. Cioè ci sono una serie di temi che sono assolutamente collegati tra di loro, che vanno sotto il cappello di come noi pensiamo di salvare questa terra, che meritano una riflessione approfondita e soprattutto una riflessione che rimetta mano alla nostra identità, perché noi da quando abbiamo votato nel 2007 il cosiddetto documento etico e di fondazione del PD non abbiamo più fatto una riflessione di questo tipo, e i tempi sono assolutamente cambiati. Guardate, io so che sono contro ogni tipo di giustizialismo che aborro Grillo e i suoi seguaci. Beh, quel tema che lui ha posto nei giorni passati del 2050 è un tema vero,
noi quella questione lì o la affrontiamo o se no noi continuiamo a essere un partito, certo in mano alle correnti, tutto quello che siamo detti, ma soprattutto neutrale, cioè non, che non fa scelte e che a questo punto non è neanche riconoscibile da molti degli elettorati che ci hanno abbandonato e non ci hanno mai votato. Quindi la finisco con questo sermone, però guardate, l'uomo e la donna sono stati creati solo alla fine, prima c'è stata l'acqua, la terra, il cielo, il mare e tutto il resto, gli animali, e questo non è un caso, perché in quella visione lì che io, con cui io mi riconosco, l'uomo non può essere al centro, l'uomo e la donna sono, fanno parte del creato o del quello che voi volete definire l'universo nel senso scientifico, ma stanno contribuendo a distruggere questa terra. E questi temi non è che ce li troveremo tra 200 anni, e sono qui, tra 20-30 anni il nostro pianeta probabilmente cambierà in modo irreversibile, e noi hai voglia di parlare poi di circoli e di, come dire, e di correnti dentro il PD. Chiudo e do la parola a Susanna Cenni per una sua riflessione conclusiva, poi dopo a Borghi. Sì, grazie Aurelio, ma grazie a tutti voi per la bella chiacchierata, davvero vi ringrazio di cuore, e ovviamente Michele Vacca è assunto ufficialmente nel Dipartimento Agricoltura dopo il passaggio che ha fatto sui fagioli secchi che non vanno tenuti in tasca ma vanno messi a semina. A parte questo, davvero vi ringrazio per la vivacità, per le idee, anche per l'entusiasmo che io ho sentito nei vostri interventi, anche diciamo, che pongono una serie di quesiti a cui probabilmente io e Enrico siamo in grado di rispondere questa sera, ma che credo debbano rappresentare un impegno per tutti noi. Noi abbiamo tanto bisogno di questa vivacità e abbiamo anche tanto bisogno di interrogarci, di parlare, di provare quei punti a farli diventare materia, diciamo, di impegno collettivo, individuale e collettivo, perché se non facciamo questo non ce la facciamo. Qualcuno di voi diceva prima, sì, ma insomma, com'è che solo oggi si parla di circoli, com'è che solo oggi ci sono i 21 punti, com'è che solo oggi si parla di apertura, lo potevamo fare prima, altro che se lo potevamo fare anche prima. Io ho vissuto nella precedente stagione congressuale, diciamo, in qualche modo una fase simile con alcune esperienze di Piazza Grande, probabilmente altri li avranno vissuti in altri momenti, in altri congressi, fatto sta che poi queste esperienze non sono andate avanti e la ritualità e la rigidità, e consentitemi di dire anche la degenerazione dell'esperienza correntizia che ha caratterizzato questo partito, ha congelato e distrutto tutto questo. Guardate, quando io parlo di degenerazione, io non demonizzo le differenze che ci sono state sino ad ora al nostro interno, ma vedo una grande differenza fra diciamo aree politiche culturali che hanno il compito, e a mio parere anche il dovere, di organizzare le idee. Cioè la differenza fra questo e l'organizzazione soltanto delle postazioni di potere. È chiaro che il secondo scenario soffoca tutto quanto, e il secondo scenario è quello che purtroppo in grandissimi passaggi ha prevalso. Ora, ce la facciamo questa volta oppure ci divoriamo l'ennesimo segretario? Guardate, io penso che stia tutto molto nelle nostre mani, stia tutto molto nelle nostre mani, con la consapevolezza, come abbiamo visto qualche settimana fa, quando qualche sondaggio ha cominciato a raccontarci che eravamo vicino al 14%, che se non lo facciamo semplicemente noi scompariamo dalla scena politica di questo paese. Non vedo un'alternativa, siccome è già successo in altri paesi europei che la sinistra o comunque esperienze che avevano anche grandi ambizioni, diciamo, abbiano esaurito la loro funzione, io penso che noi stiamo provando a fare un'altra operazione, e credo che Enrico Letta si stia molto sforzando perché noi questa sfida proviamo a vincerla. Quindi però o si cambia o si sparisce.
E questo dobbiamo saperlo con la consapevolezza che non basta aver avuto un voto così largo a sostegno dell'elezione di Enrico domenica scorsa, bisogna costruirla questa forza intorno a lui, ma complessivamente nei circoli e non soltanto, perché i circoli sono uno strumento fondamentale della nostra articolazione, ma non ci bastano, perché sappiamo benissimo che ci sono tanti circoli vuoti in cui non si fa niente, non c'è partecipazione, eccetera. Bisogna fare anche altro, forse bisogna dar vita anche ad altre esperienze, anche ad altre forme di partecipazione, forse anche tematica, forse anche, diciamo, aperta a persone che non sono iscritte, che magari non si vogliono nemmeno iscrivere, ma che con noi vogliono lavorare e collaborare. Ci serve anche quella ricchezza lì. Qualcuno lo diceva prima, parlando anche della ricchezza associativa. Io credo che sarà fondamentale costruire relazioni, sarà fondamentale costruirle e farlo, diciamo, con l'ambizione di dare un senso pieno del nostro ascolto, di un ascolto serio, non rituale, di un ascolto che prova a incamerare e elaborare e a restituire anche proposte costruite insieme. Ecco, io credo anche che noi dovremmo farlo, perché nel frattempo là fuori il mondo è cambiato moltissimo. Prima Titti parlava dello smart working, che è un tema che, come sapete, ha visto una grande discussione, soprattutto delle donne che hanno anche pagato dei prezzi pesantissimi di questa trasformazione, ma il cambiamento è enorme. Io penso soltanto a ciò che non tornerà più a come prima in alcuni settori. Penso ad alcuni pezzi, per esempio, del commercio. No, non torneremo più al commercio che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Io nei giorni in cui sono a Roma e vedo fondamentalmente le aree del centro storico e vedo di settimana in settimana vetrine che tolgono tutto, no? E quindi smantellano completamente il loro tessuto. Sappiamo che quel livello che ha raggiunto l'e-commerce, e non mi riferisco soltanto alle grandi piattaforme, guardate, io che conosco meglio il settore dell'agricoltura, noi abbiamo visto in quel comparto, durante i primi mesi della pandemia, una crescita della vendita dei prodotti alimentari del 160%. Guardate, alcune cose sono cambiate irreversibilmente, allora noi dovremo provare anche a capire come ne usciremo da questa situazione, cioè quale livello di compromesso noi potremo riuscire a costruire fra l'e-commerce, il commercio tradizionale, le nostre produzioni locali, provando anche a generare una ricaduta positiva sulle nostre produzioni. Quindi noi abbiamo davvero tante sfide vere che ci chiedono, come prima vi dicevo, di studiare, di approfondire, di elaborare e di proporre novità, di fare progetti veri. Lo stesso penso riguardi la trasformazione dei centri storici. Prima qualcuno di voi parlava delle abitazioni, ma credo anche dei fondi, no? Quindi le famiglie che si spostano, lasciano appartamenti. Pensate all'incapacità che c'è stata e all'impossibilità, viste le norme che abbiamo, di poter intervenire sul tema dei costi degli affitti commerciali in questi mesi, in cui molti negozi erano costretti o a chiudere o comunque di fatto, anche se non chiudevano con i limiti alla circolazione eccetera, non lavoravano più, ma dovevano continuare a pagare affitti enormi, soprattutto nei centri storici. E quali strumenti avevano? Vabbè, noi abbiamo ragionato, lavorato, fatto emendamenti sul credito d'imposta eccetera, ma non sono mica stati sufficienti, no? Quindi anche lì i grandi centri storici si trovano svuotati, quindi ci saranno tanti spazi di cui qualcuno dovrà occuparsi, in modo particolare chi governa le città, ma c'è anche un tema poi di vivibilità, forse anche di sicurezza dentro a centri storici che si trasformano profondamente. Per non parlare dei piccoli centri storici, penso al mio territorio, penso a realtà come San Gimignano, Pienza, Montalcino, completamente deserti, non arrivando più il turismo dall'estero. Quindi pensate su quante questioni noi dobbiamo provare a ragionare sulla ripartenza, sapendo che non sarà come prima,
E io credo che ancora non si sia capito fino in fondo che non sarà come prima, che ci sia ancora un po' l'illusione che comunque poi riprende la gente a circolare e si torna come non sarà così. Quindi questo ci chiede davvero forza, appunto, provare a non uscire da questa situazione con un prezzo pesantissimo pagato soprattutto dalle donne. Ecco, e lo dobbiamo fare con la consapevolezza, permettetemi di dire questa cosa, perché Simone diceva una cosa che io condivido rispetto alla relazione fra riformismo e radicalità. Sicuramente la crisi pandemica non è quella che ha generato i problemi, cioè non è il Covid che ha generato i problemi. Il Covid ci ha fatto vedere la fragilità delle crisi che erano già in atto. Ma noi dobbiamo sapere con grande chiarezza che non tutto è già stato scritto e che quindi noi siamo chiamati all'innovazione in economia, nelle regole del lavoro, nella capacità di disegnare un nuovo welfare. Io penso che l'utilità del Partito Democratico noi la dimostriamo nella misura in cui saremo in grado di scrivere tutto questo, e quindi di scrivere quello che ancora non è stato scritto, possibilmente con le persone. A me ha fatto molto piacere domenica sentir pronunciare alcune proposte che per qualche fase nel nostro partito sono sembrate eversive, tipo dialogo sociale, tipo concertazione, cioè io tipo parti sociali, insomma sono parole che non solo bisogna ricominciare a pronunciare, ma sono pratiche che dobbiamo agire. Quindi davanti a noi c'è davvero un lavoro molto molto interessante, perché questa crisi non la si risolve con i soggetti e con le ragioni che l'hanno generata, e qui siamo chiamati ovviamente a lavorare. A lavorare come? A lavorare in un modo assolutamente diverso e innovativo. Noi la prossima settimana avremo la prima segreteria, sarà anche interessante sentire, diciamo, le proposte che il segretario ci farà anche come modalità di lavoro. Sono d'accordo con chi l'ha detto, questo metodo di invio di alcune idee ai circoli e di raccolta, quindi ascolto anche con gli strumenti a cui siamo costretti a ricorrere adesso per raccogliere idee e rielaborare, è un'esperienza che deve diventare sistema di costruzione delle relazioni. E lo dico perché, vedete, congresso o non congresso, fatemela dire così, noi in questi anni ci siamo tanto contati e molto poco ascoltati. Allora forse dobbiamo provare a invertire un po' questo senso, provare ad ascoltarci di più e a contarci un po' di meno, perché qualche volta alla fine noi irrigidiamo le situazioni e non costruiamo niente, diciamo, che ha il respiro del guardare al futuro. E le agorà possono essere, io credo, un'esperienza interessante che dà il senso dell'apertura, ma che dà anche il senso appunto della raccolta, dell'essere piazza, dell'essere luogo dell'incontro, no? E quindi dando anche valore a questi momenti e dando anche il senso della cura di una comunità. Allora, io molto spesso noi parliamo del valore del pluralismo, no? Nel nostro partito, eccetera, e io credo che il pluralismo sia una grande ricchezza a cui noi non possiamo e non dobbiamo rinunciare, ma io vorrei che il pluralismo fosse quell'incontro ottimale fra la ricchezza dei tanti e delle tante, e quindi degli individui che portano ognuno la propria opinione, la propria ricchezza, il proprio vissuto, e il senso di comunità. Vedo in queste due dimensioni, diciamo, la sfida che noi dobbiamo provare a giocare per compiere un passo in avanti. In quelle tante differenze e in quei tanti pensieri c'è indubbiamente un grandissimo pluralismo. Questo pluralismo, quando arriviamo ai congressi, alla scelta delle persone, si organizzerà, ma poi bisogna che torni ad essere altro, perché altrimenti
altrimenti noi soffochiamo la comunità, che è il luogo di tutti, è il luogo di cui dobbiamo aver cura. Cura è una parola che a me sta molto a cuore, sta a cuore molto alla cultura delle donne, ma non soltanto, sta molto a cuore anche al nostro Papa. Ecco, credo che attraverso questo termine noi potremmo ragionare molto. Prima Aurelio parlava della terra, della cura della terra, potremmo parlare della transizione, che in questo scenario è il vero cambiamento, perché la transizione ecologica significa ragionare sulla sostenibilità ecologica, sulla sostenibilità sociale, sulla sostenibilità economica. Noi abbiamo parlato tanto di periferie, no? Analizzando i nostri dati elettorali, e molto spesso siamo finiti a parlare delle differenze fra i centri storici e le periferie delle grandi città. Ma le periferie sono, in termini, diciamo, concettuali e culturali, molte cose, non solo territoriali, sono condizioni di vita, sono condizioni culturali. Ecco, noi abbiamo bisogno di rimettere in moto queste differenze, e forse è lì che riusciremo, diciamo, a ricostruire un'utilità dello strumento partito. Certo, uno strumento che noi dobbiamo anche rivedere, anche su questo Enrico ha detto moltissimo nel suo bel intervento di domenica. Io credo che si tratti di ragionare anche su forme nuove, sperimentali, capace di tenere insieme la partecipazione diretta con la rete, ma non soltanto, perché noi sappiamo che a tutt'oggi la rete comunque esclude una parte dei nostri iscritti, magari soprattutto le persone un po' più anziane, eccetera. Però la rete c'è, va utilizzata e può essere utilizzata, per esempio, anche per le consultazioni veloci dei nostri iscritti e dei nostri aderenti, no? Piuttosto che farli trovare di fronte a decisioni assunte. Insomma, io penso che davanti a noi ci sia la possibilità di compiere un passo in avanti molto significativo, fatto di anche di politici che per una fase della loro vita fanno anche politica e per professione, ma magari non per tutta la vita, perché forse uno dei nostri problemi è un po' questo, no? Quello dell'entrata e dell'uscita, e non di persone che per una vita stanno nelle istituzioni e non si possono muovere e da lì. Noi dobbiamo, diciamo, anche da questo punto di vista rigenerare un po' da ascensore, no? L'impegno nel partito e quant'altro. Insomma, a me non fa paura che possiamo non essere tutti d'accordo sulle cose da fare, anzi io credo che se ragioniamo di tanti temi, che siano quelli del lavoro, che siano quelli dell'economia, che siano quelli dell'ambiente, sicuramente ci sono tante sensibilità e tante differenze fra di noi. Il punto è che le opinioni abbiano legittimità, che si abbia voglia di ascoltarci e che si abbia voglia di tradurre le tante opinioni in progetti che poi mettiamo in campo, magari non rincorrendo le agenzie, ma provando a investire un pochino più di tempo e un pochino più di volontà da parte di tutti nella costruzione delle mediazioni, perché anche la parola mediazione per me ha un valore molto grande, che non significa stare nel mezzo necessariamente per non fare le scelte, significa costruire soluzioni che ci rendano, diciamo, tutti sufficientemente capaci di riconoscerci in quelle soluzioni, in quelle scelte. Insomma, io ci credo nel progetto che Enrico ci ha presentato l'altra domenica. Penso che la segreteria che lui stasera, che oggi ha varato, contenga persone che condividono questa convinzione. E credo che però la partita la giochiamo tutti assieme, non la gioca il gruppo dirigente nazionale, ma la giochiamo con tutto quanto il nostro gruppo dirigente dei territori. Quindi vi ringrazio ancora per il contributo di stasera, davvero. Grazie davvero Susanna per essere stata con noi e per averci regalato queste tue riflessioni. Ci saranno naturalmente altre occasioni perché tu sia coinvolta nel nostro lavoro lungo, lavoro che ci apprestiamo a fare. Adesso do la parola a Enrico Borghi per l'ultimo intervento e ringrazio naturalmente anche lui per la pazienza e il contributo che ci ha dato.
No, grazie a te Aurelio, grazie a voi. Intanto devo dire che mi sono preso 5 paginette di appunti, perché la ricchezza del contributo che ci avete dato e gli spunti che sono emersi anche nel dibattito penso siano elementi molto significativi che naturalmente, come dire, ci investono dal punto di vista delle riflessioni e non sono esaustive in questo momento dal punto di vista della nostra capacità di fornire delle risposte. Condivido molto la lettura che ha dato Susanna prima e aggiungo una riflessione un po' più di fondo che voleva essere anche il modo con cui proviamo ad impostare anche il nostro lavoro comune. Io ricordo sempre una definizione che ascoltai da un maestro della politica come Alfredo Reichlin, quando, aprendo i lavori della Commissione Statuto del Partito Democratico, di cui ho avuto la ventura di fare parte con Reichlin presidente, ci pose una domanda e definì il partito. Lui disse che un partito è uno strumento per inverare un sistema di valori nella storia. Ecco, le tre parole strumento, valori e storia, a mio avviso, sono la chiave di lettura della nostra esperienza comune. Io penso che le domande, i bisogni, le complessità di questa stagione storica che stiamo vivendo dimostrino la incredibile attualità dei valori fondamentali che stanno alla base dell'esperienza del Partito Democratico. I temi dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà, della fratellanza, della parità di genere, dell'equilibrio, della sostenibilità, tutte questioni che stanno profondamente dentro le motivazioni per le quali noi, pur provenendo molti da esperienze culturali e politiche diverse, ma anche nuove generazioni che si sono affacciate e che ho visto anche questa sera essere protagoniste positive del nostro dibattito interno e che quindi ci dimostrano che il senso della nostra identità non sta nella riscoperta sacrale del passato, ma nella capacità di fare una sintesi sul futuro di questo importante impianto culturale che abbiamo ereditato e che dobbiamo declinare in una dimensione di prospettiva. Beh, dicevo, questi valori rappresentano una straordinaria attualità per affrontare la fase storica nella quale siamo pienamente immersi. Noi stiamo vivendo una fase in cui a livello globale la democrazia, il sistema liberale democratico sta regredendo, non sta avanzando. Molti di voi probabilmente si ricordano il famoso libro di Fukuyama all'indomani del crollo del muro di Berlino, La fine della storia, cioè l'idea falsa che con la fine del comunismo e con il crollo del muro la globalizzazione avrebbe portato nel mondo un unico sistema di valori liberal democratico che avrebbero determinato la fine della storia. Non è andata proprio così, anzi, una globalizzazione non regolata e una situazione di sperequazione all'interno del meccanismo dei mercati globali ha portato alla nascita di fenomeni che pensavamo essere oramai confinati sui libri di storia: il nazionalismo, il sovranismo, una forma di razzismo che da strisciante nelle nostre società è andato via via imponendosi, attecchendo laddove c'era una regressione di carattere economica e sociale e culturale. Bene, di fronte a tutto questo appare evidente che noi abbiamo bisogno, il partito come strumento, di fare in modo che i valori vengano calati nella realtà, nella storia, nella, come diceva Kennedy, nella polvere dell'arena, altrimenti rimangono appesi per aria e non sono in grado di cambiare la direzione della storia. Ecco, perché poi, lo diceva prima, mi pare, Susanna, no? Noi abbiamo iniziato la pandemia cantando sui balconi e poi ci siamo resi conto che non c'era nessun determinismo storico
che ci portava ad essere tutti migliori all'uscita di questa fase. Non c'è scritto da nessuna parte che noi ne usciremo migliori. Ne usciremo migliori se la politica saprà fare la propria parte e se noi sapremo, con lo strumento del partito, contribuire a fare in modo che questa sia una prova, come dire, nella quale veniamo forgiati e non veniamo bruciati dal calore di questa fase storica che stiamo attraversando. E quindi è dentro queste questioni delicatissime che ci sta la rideclinazione della nostra identità. E le questioni che sono emerse anche dal dibattito di questa sera, penso al lavoro innanzitutto, è una delle questioni fondamentali sulla quale noi articoliamo la nostra identità. Letta ha citato domenica quella bella frase di Sartre sulla base della quale l'identità è quello che noi siamo e quello che incontriamo. Heidegger diceva che l'identità sta nella relazione. Ecco, la nostra identità sta nella capacità di stare in relazione fra noi e in relazione con il mondo. Cioè non chiuderci tra noi in una dimensione autoreferenziale, ma stare in una relazione con il mondo nella quale capiamo come è possibile oggi in maniera moderna, contemporanea, declinare quel sistema di valori fondamentali con strumenti nuovi, con nuove modalità e con una capacità di anche di stare insieme in modo diverso rispetto anche al recente passato. Il dibattito sulla forma partito, su come incrociare l'aspetto verticale tradizionale dei partiti novecenteschi con l'aspetto orizzontale della rete è evidentemente una delle questioni che noi dovremo affrontare, nella consapevolezza che noi abbiamo una responsabilità in più, perché noi abbiamo dentro di noi la capacità di capire anche i motivi della crisi che si è generata nel corso di questi anni e che noi non abbiamo saputo adeguatamente governare, nonostante il fatto che siamo stati al governo per molti anni. Pensate al tema della crisi delle democrazie liberali più in generale, che è stato il prodotto del, come dire, che hanno generato il sovranismo sfociato poi nel clamoroso forse più evidente manifesto dell'assalto a Capitol Hill soltanto poche settimane fa. Stiamo parlando della più grande democrazia del mondo, il più grande sistema liberale del mondo, ma sistemi che non hanno saputo, di fronte al prorompere della grande crisi finanziaria 2008-2010, governare la fase di grande difficoltà sociale che quel sistema aveva prodotto. E quindi è evidente che se noi oggi sommiamo le code di quella crisi con i prodromi della grande crisi sanitaria, dobbiamo avere la consapevolezza che se non siamo in grado di mettere in campo una forte azione politica che passi attraverso la modernizzazione delle istituzioni, il rischio che i sistemi possano implodere è un rischio non avventato, ma è un rischio possibile che noi dobbiamo assolutamente evitare. Insomma, dentro questi aspetti ci sta molto del percorso che noi dovremo fare, naturalmente nelle modalità e con le forme che insieme con i nostri strumenti e sulla base anche delle indicazioni che il segretario ci darà, dovremmo fare. Voglio concludere con una osservazione, visto che mi pare Iside abbia fatto un'osservazione molto puntuale, ma credo anche molto acuta, rispetto al fatto che vi è un'esigenza oggi di recuperare il concetto della sicurezza e di una nostra presenza come elemento caratterizzante della nostra identità. Io in questa fase, visto che è tardi, il tema meriterebbe forse un approfondimento più dettagliato, per il quale sono naturalmente a vostra disposizione, però me la cavo con due battute, invitandovi ad un lavoro in questo senso. Il primo, noi dobbiamo avere la consapevolezza che il tema della sicurezza è un concetto con un suo margine di ambiguità, perché è un rapporto molto complicato quello fra sicurezza, libertà delle persone e democrazia. E quindi questo è un tema che impone alla sinistra e al centro-sinistra un soprassalto di responsabilità. Questa è una bandiera che noi
non possiamo e non dobbiamo lasciare nelle mani della destra. Non fosse altro per il fatto che i primi soggetti a pagare una incapacità di uno Stato ad assicurare, erogare condizioni di sicurezza sono i soggetti più fragili, i soggetti più deboli, i soggetti più bisognosi. Chi ha più risorse è anche in grado di pensare a se stesso in termini di sicurezza e di bisogno di tranquillità. Chi non ha risorse, chi vive nelle periferie complesse, chi è isolato anche rispetto a determinati contesti urbanistici o luoghi nei quali la presenza di una comunità coesa di per sé garantisce un maggiore grado di tenuta rispetto ad altri contesti, quei soggetti sono i primi a pagare le conseguenze di una incapacità dello Stato. E non è un caso, io credo, che quelle categorie di persone, quegli strati sociali, siano anche gli strati sociali che si sono maggiormente rivolti a destra, perché non hanno percepito una nostra presenza dentro la capacità di articolare una nostra agenda su questi temi. Allora io provo a dirla così, che proprio le vostre esperienze che fate quotidianamente sui territori, nei quartieri, nelle realtà più fragili, devono diventare la base su cui noi costruiamo una nostra proposta, una nostra azione e una nostra iniziativa, sapendo che dentro questa idea che noi non nasceremo alla destra questa bandiera, esiste però una terza via fra la linea securitaria che abbiamo visto all'opera in maniera clamorosamente negativa con la Lega nel primo governo Conte e la logica da sociologismo di salotto, cioè quello che alla fine pensa che si possa risolvere tutto fermandoci alla logica dell'analisi che sottintende a una logica di sottile giustificazionismo sociale. In mezzo a queste due, come dire, polarità c'è un mondo che noi dobbiamo occupare con le nostre esperienze, con le nostre proposte e con la nostra capacità di iniziativa. E io penso che questo sarà uno dei temi, naturalmente, di lavoro e una iniziativa adeguata e appropriata fatta partendo da una città così importante che peraltro sarà chiamata al voto fra poco e anche su questi temi misurerà la capacità di dialogare con settori significativi dell'opinione pubblica possa essere il modo con cui il nostro partito si fa strumento dei nostri valori. Grazie a tutti. Grazie Enrico, possiamo tranquillamente aprire tutti.